Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con A Tutto Campo che trasloca, saremo in diretta alle 20, ora tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, con replica alle 23, quindi l'orario della replica non cambia, cambia l'orario della diretta perché molti amici riuscivano a vedere soltanto la replica alle 23, non tornando in tempo utile a casa per essere appunto al vecchio orario delle 18:30 con noi e quindi molte persone non riuscivano a partecipare, pur vedendo la trasmissione in tanti e li ringrazio. Non riuscivano a partecipare, molti non riuscivano ad entrare proprio nel vivo della trasmissione, cioè che è chiaramente il filo diretto con i tifosi. Ora, avendo spostato l'orario alle 20, sicuramente tanti amici saranno rientrati a casa e quindi possiamo avere un pubblico più vasto, non solo proprio come numero di spettatori, ma anche come alternanza negli interventi nella diretta del lunedì e del mercoledì e per ora, ma per poco anche del venerdì. Quindi ricordate, 20 in diretta, lunedì, mercoledì e venerdì con replica alle 23, poi ribadiamo. Dirò però anche a fine trasmissione che c'è una novità in vista tra non molto il venerdì faremo altro in un altro orario, una cosa sicuramente molto simpatica e piacevole per tutti i tifosi del Napoli che però vi andrò a presentare quando sarà proprio prossima ad andare in onda, credo tra un paio di settimane, non di più per novembre dovremmo essere pronti anche con questa nuova trasmissione del venerdì sera e poi invece andremo avanti sempre anche con questo appuntamento di filo diretto, ma anche quella del venerdì sera comunque. Sarà imperniata molto anche sul contatto con i tifosi. Il Napoli si appresta a vivere questa grande partita con la Juventus sabato prossimo. Chiaramente parleremo di questo questa sera, immagino, in maniera molto approfondita e dettagliata di tutte le polemiche, ma anche di tutte le proiezioni da un punto di vista tattico che si possono fare. Questa trasmissione del lunedì, e tra un attimo vado ad accogliere la prima telefonata, questa trasmissione del lunedì, da lunedì prossimo sarà molto caratterizzata da un'analisi tattica. Perché avremo la lavagnetta che oggi non abbiamo, l'avremo di nuovo mercoledì in presentazione di e venerdì in presentazione di Juventus Napoli, però quella del lunedì sarà anche la puntata di A Tutto Campo con un'analisi dettagliata delle immagini, cioè vedremo gli highlights delle partite del Napoli, andremo a fare un'analisi approfondita su questi highlights, non solo raccontando di nuovo tutte le azioni più importanti, ma anche cercando un'analisi non solo con la lavagnetta, ma anche con le immagini e poi le interviste che realizzeremo sia in casa che fuori ai giocatori del Napoli, ai protagonisti, quindi la trasmissione del lunedì sarà molto ricca, quella di questa sera lo è un po' meno di contenuti e di contributi esterni perché non si è giocato e quindi questa sera per iniziare con questo appuntamento in diretta alle 20 su Canale 8 è tutto filo diretto con i telespettatori. Vediamo il primo in linea chi è. Pronto? Buonasera. Pronto, ciao Paolo, sono Gianni. Ciao, buonasera. Sarò velocissimo. Senti, vabbè, di tecnico poco da dire, non perché non ci sia da discutere tecnicamente, ma perché il Napoli ha una sua fisionomia, una sua caratteristica di squadra, credo che non la cambierà in funzione di Juventus, Milano, Inter, che sia. Per cui quello è lo schieramento e poco si può dire. Volevo tornare un attimo indietro invece per quanto riguarda, dice, ma è polemica, sì. Io non riesco a capire quale sia la giustizia sportiva, Perché poi, scusami se perché ti interrompo, polemica, vittimismo, cioè non mi sembrano le cose più atroci, di reati più atroci di questo mondo. Se veniamo accusati di essere piagnoni, ma se chi si accusa ha truffato, fra uno che piange e uno che truffa, mi sembra che quello che piange non faccia nulla di male nella vita. Appunto, no, vabbè, ma a me addirittura io non voglio ma nemmeno parlare di truffi, io vorrei capire delle cose, vorrei che qualcuno mi spiegasse perché Conte, per esempio, è stato squalificato, poi adesso è stata ridotta, guarda caso, in terzo giudizio è stata ridotta, vabbè, ma lasciamo stare. Però io mi chiedo, se un medico viene espulso dall'ordine anche momentaneamente, non può esercitare la propria professione di medico né in casa né per strada né in ospedale. Vorrei capire per quale mistero della fede invece uno squalificato poi fa tranquillamente Gli l'allenatore. allenamenti. Che cosa gli manca? Solamente l'andare a pigliare la pioggia in panchina Sì, se ne sta effettivamente. tranquillamente seduto nella sua cabina. E È poi un'altra cosa. strutturato in maniera farsesca, diciamo, È questo. pazzesco, guarda, io non mi rendo conto, non c'entra la Juventus per No, no, carità, è il però è regolamento assurdo. proprio che è fatto male, perché poi, tra l'altro, ad esempio, i calciatori che sono squalificati, la stessa tipologia di squalifica che ha Conte, non mi risulta però si allenino con. Si deve allenare da parte. Penso che sia così. Mi pare che sia così. E poi sempre la giustizia sportiva, non riesco a capire perché Hamsik su un rigore che è stato praticamente chiarito, visto da tutti,
tutti, tutte le televisioni, perfino Juventus Channel, per dico, è stato ammonito. Per assurdo, ha detto che era rigore, è stato pure diffidato e multato. Cioè, allora la prova televisiva vale. Perché lì poi purtroppo, diciamo, sull'errore dell'arbitro, che è un errore che loro dicono ci sta, fa parte del gioco, c'è una protesta che viene ritenuta non congrua. Ma scusa, lui non è il capitano, eccessiva. Non aveva anche il diritto di viene ritenuta eccessiva. Ora, tu giustamente ricordi che in quel momento era capitano, quindi... Se non ha detto, e non credo abbia detto, e non credo perché sennò altrimenti sarebbe scattato il rosso, avrà detto, credo, come è giusto dire, ma non hai visto, era rigore, insomma lì forse era solo un po' plateale la cosa, però l'arbitro sicuramente... Vabbè, per carità, niente è successo, però sai, la diffida sulle spalle, la prossima... Niente è successo, guarda, che noi abbiamo Amsic, poi abbiamo Pandev che ha preso un cartellino per un tiro in porta... segnando a gioco fermo, che vale solo per Pandev, e gli altri no, alcuni giocatori della Juve non l'hanno avuto. Poi alla fine, prima o poi, queste cose verrà fuori una partita dove tu non potrai avere quel calciatore. Noi per fortuna abbiamo passato indenni la situazione relativa a Pandev e a Zuniga post Pechino, perché nelle prime due giornate Napoli ha fatto 6 punti, quindi più di 6 non ne poteva fare, va bene fare. Però pensa se in quelle due giornate il Napoli una delle due partite non le vinceva, esatto. Sicuramente erano delle assenze importanti. Che peso che avrebbero avuto. Quindi hanno peso queste cose. Chiudo perché lascio spazio a tutti. Grazie. Quanti gli altri. Dico, guarda caso, poi pure a Samoa si è fatto male. Sono tutti mezzi infortunati. Su questo ti ringrazio, ti saluto. Ciao, su questo dobbiamo dire che, non lo so, ora, noi dobbiamo credere alla buona fede di tutti, dei calciatori, della pressione che mettono le società, degli stessi commissari tecnici delle varie nazionali. Noi non possiamo fare molto processo alle intenzioni. Devo dire che senza avere anche Pandev è stato ammonito, e loro potrebbero dire si è fatto ammonire per non giocare la seconda, tutto da dimostrare. Vidal si è fatto espellere, potrebbero dire che era fatto apposta. Asamoah non gioca, Buffon non si sa e gioca De Santis, ma per il portiere conta davvero poco, quindi questa sarebbe troppo strumentale, quindi la eviterei, questa del portiere. Però per esempio c'è Maggio che domani sera non giocherà, e torna a Milano, però dovrebbe andare in panchina, quindi alla fine forse il giocatore che più poteva essere sotto pressione era Cavani, ma le notizie che arrivano parlano di una decisione probabilmente di Tabarez di non far giocare Cavani, e a questo punto dispiace per Cavani che ci teneva, però 3.000 metri di altura in Bolivia, fare l'esterno sinistro in un centrocampo a 4 come l'ha schierato Tabarez contro l'Argentina in un ruolo assolutamente particolare per un giocatore che oramai si è mentalizzato da prima punta, allora lo vuoi mettere dietro la prima punta centrale va bene, ma che addirittura lo mette esterno a sinistra di centrocampo a fare solamente quasi la fase passiva e poter poco partecipare a quella attiva. Cavani è andato fuori giri, io ho visto la partita e devo dire che ha giocato male, ma in una posizione assolutamente eccessiva, d'accordo che è un giocatore predisposto al sacrificio, ma in una posizione assolutamente eccessiva, quindi ben venga per il Napoli e per Cavani stesso, anche se Cavani vorrebbe giocare, un eventuale probabile pare esclusione del capocannoniere del campionato per questa gara in Bolivia. Zuniga è tornato, Pandev è tornato, Campagnaro non ha giocato, ha giocato pochi minuti nella prima, non so quanti ne giocherà nella seconda in Cile, quindi tutto sommato questo dispendio di energie come minuti è abbastanza equilibrato fra le due squadre, e poi come ho detto dall'inizio io, questa è una partita dove le motivazioni e la forza per giocarla i giocatori la troveranno in maniera naturale, quindi fa niente se uno ha giocato 90, uno 70, ha riposato o non ha riposato, in quel clima, con quel tipo di partita si giocherà, tutti daranno il 100%, credo che non ci saranno le energie nervose che saranno talmente portate al massimo, sicuramente sopperiranno un eventuale calo di energie fisiche da parte di qualche atleta. Quindi da questo punto di vista io sinceramente non credo che né la Juve né il Napoli possano poi appigliarsi a quello ha giocato di più, quello ha giocato di meno. La partita si giocherà da questo punto di vista delle risorse psicofisiche delle due squadre in maniera equa, da questo punto di vista, speriamo anche da altri ovviamente. Vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Sono Antonio. Prego. Senti, no, io ti volevo fare una considerazione, diciamo, generale su come sta giocando il Napoli in questo momento, no? Cioè, io ho la sensazione che la squadra sia un po' troppo bassa, cioè il Napoli difende
vicino alla sua area di rigore, ho visto nelle prime giornate di campionato. Quindi diciamo, gli avversari, anche se magari non fanno dei tiri in porta diretti, non creano delle situazioni pericolose importantissime, però comunque cioè, ci sono dei presupposti che di pericolosità. Però guarda, io questa, innanzitutto giusta osservazione, però io credo che questa sia stata una scelta mirata, perché chiaramente si è rimasti scottati dalle tante reti incassate l'anno scorso. E il primo grande segnale lo abbiamo avuto proprio a Pechino, dove il Napoli ha giocato, credo, 20 metri più basso rispetto a come non aveva giocato un mese e mezzo prima, almeno nel primo tempo, a Roma, contro la stessa avversaria, la Juventus. Quindi il Napoli in alcuni momenti della partita fa valere la sua aggressività e il pressing, però ha fatto questa scelta di stare un po' più basso, perché ha visto che anche in questo tipo di situazione l'avversario va a sbattere un po' la testa e prima o poi si presta poi alle ripartenze del Napoli, che peraltro poi è una squadra che va sempre a chiudere l'azione con molti uomini, perché poi, come si dice in gergo, il Napoli ha tanti giocatori che hanno gamba, quindi anche partendo più bassi riescono ad accompagnare bene l'azione, quindi non ricorriamo poi al contropiede isolato, ma sempre a un'azione corale. Quindi secondo me è una scelta che per il momento ci dice, e facciamo tutti gli scongiuri di questo mondo, no, che il Napoli è diventato la miglior difesa del campionato. Chiaramente contro una squadra come la Juventus c'è una qualità superiore, quindi diciamo quello che non sono riusciti diciamo a combinare. Giusto. Con un ultimo passaggio, con un tocco preciso, quelli della Sampdoria. Hai ragione perfettamente, tant'è vero che oggi proprio ho detto questo, collegandomi con gli amici di Radio Marte, lo puoi leggere anche su qualche sito che ha pubblicato le mie dichiarazioni, ho detto proprio questo, e mi fa piacere che tu lo osservi, che credo che Mazzarri faccia bene, io credo che lo farà con la Juventus, andarli a prendere un po' più alti, perché se gli dai la possibilità di fare quello che tu dicevi, cioè di venire a giocare nella nostra metà campo, avendo una qualità maggiore e soprattutto poi trovando fiducia, perché al di là del discorso tecnico che facevi tu della qualità dei piedi, c'è anche poi un discorso mentale, che prendi fiducia, dici vedi il Napoli mi teme, sta così giù, mi aspetta, e può essere pericoloso farlo sabato sera. Quindi io credo che Mazzarri valuterà la tipologia di partita e probabilmente non è un paradosso, proprio con la squadra più forte dici bene tu devi andare ad aggredire gli altri, con la più piccola li puoi aspettare. Ok, ti ringrazio. Grazie a te, perché il contributo è stato molto interessante. Stasera non era prevista la vagnetta, però sicuramente su questo che tu hai detto mi soffermerò sia mercoledì che venerdì, perché c'è proprio da fare una distinzione fra due partite che da un punto di vista tattico, secondo me Mazzarri ha vinto con Conte, mi riferisco sia a quella di Roma che a quella di Pechino, però le ha vinte con due letture completamente diverse dal punto di vista tattico. Ricordiamo tutti l'inizio soprattutto, poi la gara il Napoli la vinse alla fine, per carità, anche con una palla rubata e con una grande ripartenza a Roma, dico, nel secondo tempo arrivarono i gol, però tutti ricordiamo che i primi 20-25 minuti il Napoli schiacciò la Juve grazie a un pressing alto molto coraggioso, cosa che invece non ha fatto a Pechino, però a Pechino ha trovato i gol con questo atteggiamento più prudente con Pandev e con Cavani, con le azioni che ricordiamo tutte, sono state delle azioni proprio per avendo fatto salire molto, fatto uscire molto la difesa avversaria, quindi c'era spazio dietro la difesa, e mettendo la palla bene il Napoli è arrivato due volte davanti a Buffon a Pechino per fare i suoi due gol. Vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Paolo, buonasera, sono Mimmo. Ciao, buonasera. Volevo praticamente fare questa osservazione, perché da qui parte proprio il ragionamento. Io sono convinto, e convintissimo, proprio perché uno più due uno fa sempre due, non fa tre, e sono convinto del fatto che nella prima mezz'ora si capisce, anzi forse pure prima, nei primi 20 minuti si capisce come andrà la partita e quali sono le condizioni. È vero che la palla è tonda, però in Italia molto spesso è molto ma molto quadrata. E allora perché dico questo? Perché porto due esempi banalissimi, però ti danno la misura di delle cose. Juve Shakhtar. Nei primi 20 minuti l'arbitro al primo fallo fatto intenzionalmente becca il cartellino giallo, lo ha fatto con Barzagli, lo ha fatto con Bonucci, questo punto ha condizionato completamente la partita. Fammi finire questa cosa brevissima. Poi l'altro episodio che ti racconto è con l'Armenia. All'Armenia al 13° minuto Benucci si becca un cartellino per i suoi 3.000 falli, se tutti uguali, braccia larghe, non far passare, tirata per la maglia. Dico Bonucci per dire tutta la difesa della Juve. Questo che cosa ha comportato? Che Bonucci da quel momento non ha giocato più.
e solo San Maggio ha salvato la nazionale, perché a 5 minuti dalla fine c'è il 2-2 e l'Italia così finisce la partita. Maggio si è steso con tutto il corpo e ha evitato su quella palla persa da Bonucci al limite dell'area, gliel'ha proprio sfilata l'armeno e stava andando alla messa al centro e l'ha tirata in porta. E Maggio ha fatto il miracolo. Maggio, tra l'altro, il migliore in campo della partita con l'Armenia. Dico questo perché se io faccio il difensore e so che tutto quello che faccio, ho l'impunità, perché il minimo comune del numeratore è l'impunità che aveva il Milan di Sacchi all'epoca di Maradona, l'impunità che c'ha questa Juve, perché tutte le ragioni di questo mondo, poiché non parliamo del Real Madrid o del Barcellona, ma parliamo della Juve, io mi devo dare pure una spiegazione perché per 46 partite non si perde, e se io, la classe arbitrale, mi consente di fare quello che voglio come difensore, io a quel punto lì divento imbattibile, e comunque e sempre. E detto questo, io perché allora risalgo alla fine dicendo, se c'è i primi 20 minuti, chiunque sia l'arbitro, consente alla Juve di giocare a calci, come sa giocare nella sua difesa con i suoi centrocampisti, e di aggredire a calci senza cacciare cartellino, noi sinceramente la partita non ce la potremo mai alzare. Se invece l'arbitro ha quella freddezza d'animo, quell'imparzialità che arbitra esattamente come l'Armenia o come lo Shakhtar, che non hanno nulla a che vedere con gli arbitraggi italiani e applicano il regolamento, allora il Napoli la partita se la gioca. È un mio punto di vista, no. E credo che sia molto, ma molto, i fatti mi danno questo tipo di... Dammi qualche segnale tu, ti ringrazio. Grazie, argomento che ho già toccato, sia parlando con te che parlando con altri amici da casa, in tanti miei interventi anche durante le varie trasmissioni delle ultime settimane. Per me questo è fondamentale, pur io non è che sarò particolarmente preoccupato perché credo che spero proprio che gli episodi eclatanti tipo quelli che sono successi a Pechino non ci saranno, sarà molto difficile proprio ripetere quella sequela di episodi tutti clamorosamente a sfavore di una e a favore di un'altra. Questo secondo me non avverrà, almeno lo spero, poi se avviene che dobbiamo fare? Vuol dire che c'è proprio questa forza assurda di farlo avvenire al di sopra di tutto e di tutti, però diciamo che questo non avverrà. Può avvenire invece, questo mi preoccupa, esattamente quello che dicevi tu, cioè questo metro, come si dice in gergo, per chi è appassionato di basket, dove nel basket si fischia molto di più ovviamente che nel calcio, perché ci sono sempre contatti, nel basket si dice l'importante è che l'arbitro abbia lo stesso metro, perché se l'arbitro nel basket inizia a fischiare al minimo contatto, da regolamento lo può fare, l'importante è che lo faccia da entrambe le parti, e gli allenatori, i giocatori accettano questo. Semmai si capisce che dopo un periodo di partita saranno tutti condizionati da 3, da 4 e qualcuno uscirà per 5 falli, vabbè, però non fa niente, esco io per 5 falli, esce il migliore dall'altra parte per 5 falli, è una partita di basket che va avanti regolarmente. Stesso discorso, se deve essere ammonito Hiller, deve essere ammonito Vidal, perché Vidal non è uno stinco di santo e farà sicuramente lo stesso fallo, se non peggio, credo peggio, di Hiller. Se farà un fallo Campagnaro, sicuramente lo farà pure Chiellini o Bonucci dall'altra parte, Cannavaro. Se sulla fascia Lichtsteiner farà fallo, dovrà essere ammonito. Se protesterà, dovrà essere ammonito, perché è uno che protesta spesso. Insomma, mi sembra che questo sia lo scenario. Se succederà questo, ci giochiamo sicuramente la partita. È chiaro che se si incomincia con una valutazione diversa dei cartellini, il Napoli può fare tutta la grande partita che vuole, ma la Juve già è forte, perché è forte, se ha questa, come dici tu, impunità nei falli, nelle proteste, in tutti i contatti, diventa quello che è diventato, cioè una squadra praticamente imbattibile, che poi questo imbattibile che viene messo come aggettivo vicino al nome della Juventus, la Juventus l'anno scorso in una partita ufficiale, non di poco conto, non una partita ufficiale alla 12ª giornata o alla 14ª giornata, ma in una partita dove si assegnava un trofeo e loro ci tenevano tantissimo a vincere, l'ha persa quella partita. Quindi io direi di specificare che la Juve di Conte non è imbattuta, ma ha perso una partita, e una partita molto importante, cioè la finale di Coppa Italia vinta dal Napoli. Questo bisogna ricordarlo, perché io sembra come se quella, quando sento parlare molti, sembra come se quella partita non ci fosse stata o non fosse stata una partita importante. Era la finale di un torneo prestigiosissimo come la Coppa Italia. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Ciao Paolo, Ilario. Ciao, buonasera. Da parecchio, per fortuna che hai cambiato l'orario. Non eri più a casa quell'ora. Per quel lavoro.
però ti voglio dire solo una cosa, purtroppo, e dico purtroppo, tutti quanti noi ci stiamo ammalando nel gergo, ci stiamo ammalando con troppe queste critiche, questi sotterfugi, la situazione buffone, che io sono convinto di una cosa, anche io sono un po' pessimista, disfattista, penso male, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, però io sono convinto di una cosa, che se domani non dovesse giocare Buffon, è solo una questione che stanno toccando, per farti capire, i nostri nervi scoperti, stanno pensando, vabbè, non gioca Buffon, allora la buttiamo lì, che loro possono sempre pensare. Io dico solo una cosa, giochiamocela tranquillamente, giochiamocela sul campo, facciamo parlare il campo, perché si sta parlando, parlo anche per me, troppi giornalisti, noi tifosi sui social network stiamo dando troppo questa cosa, e io dico solo una maledetta sosta, perché questa sosta proprio in questa settimana non ci sarebbe, non ci voleva proprio. La sosta, sì, la è sosta. Vero questo, perché ha allungato tutto, esatto, si è raddoppiato tutto. Troppa tensione. Perché la verità è che poi delle nazionali non se ne frega nessuno a livello di dibattito, no? Io sono il primo, no? Ma quindi si parla solo di quella e se ne parla tanto, è vero questo. Questa era la classica partita dove sarebbe stato buono se fosse stata messa un mercoledì, addirittura dopo una domenica, due giorni di vigilia solamente, invece 14. Vabbè Paolo, ma sta pure il fatto del dopo che noi abbiamo vinto domenica, la Juve ha vinto come ha vinto, perché poi... Cioè, io non voglio pensare, però far arbitrare Mazzoleni alla Juve dopo quello che è successo, poi sì, l'hanno anche premiato. Però dico solo una cosa, dell'arbitro non mi preoccupo, perché l'arbitro sarà sotto un occhio del ciclone, che certo, non sei certo. Dal punto di vista mediatico. Io sono anche convinto che se c'è un rigore dubbio da ambo le parti non lo daranno. Prova a non darlo. Nel dubbio. Però dico anche una cosa, spero che... se c'è un po' di buon senso, l'arbitro sarà uno che non è... fra parentesi pechinese, fra i quali Mazzoleni, nessuno Rocchi, di quel sestetto, esatto. E poi l'unica mia cosa, ma neanche preoccupazione, perché Mazzarri l'unica cosa dei nazionali, se il Napoli andrà lì dal punto di vista mentale e fisico, se la giocherà, poi torna facendo Paolo, perché poi facciamo anche dovessimo fare un risultato non buono, però ci sarà una prova che il Napoli c'è. Ah sì, poi il campionato... Io sono contento, perché poi la Juve se ne andrà a tre punti. Se va bene, tu hai fatto l'episodio, hai fatto l'esempio, se va male, però giochiamo bene. Io dico anche, se va bene e giochiamo benissimo, e va benissimo, non scendiamo, per favore, non scendiamo in piazza, perché è l'ottava giornata, ci vuole ancora... No, io stavo a Roma, e sono stato a Roma, però non sarei neanche sceso in piazza per la Coppa Italia. No, Roma sì, perché lì abbiamo alzato il trofeo, va bene. A Roma stavamo in prima linea, però il fatto che, diciamo... piedi per terra ai tifosi, perché io sono uno che mi conosce, non ci esaltiamo facilmente per una vittoria e ci demoralizziamo molto per una sconfitta. Io dico ai tifosi, questo è un appello e concludo, in ambo le situazioni, bene o male, non demoralizziamoci e non facciamo proclami, andiamo avanti per la nostra strada, partita dopo partita. Abbiamo fatto quei punti, se avessimo detto all'inizio del campionato 5 vittorie e un pareggio, sicuramente nessuno ci avrebbe creduto. Andiamocela a giocare, io, con molta calma, poi sapendo la nostra forza e sapendo dove Mazzarri può toccare le indole della Juve, perché vedi Pechino, abbiamo visto io e penso tutti i tifosi del Napoli, fino a che abbiamo giocato 11 contro 11 questa Juve, per quanto riguarda, anche perché siamo stati gli unici, la possiamo battere solo noi. Ti ringrazio. Grazie. Guarda, io dico sempre che l'anno scorso, ieri per esempio, assistevo a un dibattito tutto costruito sui due Napoli-Juventus di campionato scorso, dove si diceva che la Juve ha fatto una grande rimonta a Napoli e che la Juve poi aveva vinto nettamente a Torino. La seconda è vera, perché la Juve ha vinto nettamente a Torino. La prima è anche vera, che la Juve ha fatto una grande rimonta, però c'è da dire che per 60 minuti non aveva superato la metà campo, il Napoli era stanco, stressato, primo anno in Champions, crollò improvvisamente, un po' di fortuna anche della Juve, un piccolo episodio perché il secondo gol era irregolare, sempre favorevole, e la Juve rientrò in partita. Però dobbiamo dire che quella partita il Napoli per 60 minuti la dominò. Quindi se vogliamo andare su quelle due del campionato, possiamo dire una e mezza Juve, mezzo Napoli, va bene, però poi
ci sono le due che non capisco perché non vengono analizzate, cioè sia la finale di Coppa Italia che la finale di Supercoppa a Pechino, dove il Napoli tatticamente una la vince proprio e si porta la Coppa Italia a casa, ma un'altra la vince da un punto di vista proprio anche tattico, quella di Pechino. E queste due cose credo che vadano analizzate proprio sulla scorta di quanto tu dicevi, che Mazzarri ha tutti gli strumenti per mettere in difficoltà la Juve veramente in ogni tipo di partita. Noi ci fermiamo un attimo, pubblicità, torniamo tra pochissimo sempre con il filo diretto con i tifosi. Eccoci qui di nuovo in diretta, partiamo subito di nuovo con le telefonate, c'è subito un telespettatore in linea con noi, ricordo che l'orario ora è definitivo, partiamo sempre in diretta alle 20, la replica alle 23, questo lunedì, mercoledì e venerdì, però tra non molto, un paio di settimane, il venerdì succederà qualcosa di diverso e poi ve ne parlerò appena sarà tutto pronto. Vediamo chi c'è in linea, pronto? Buonasera. Ciao Paolo, sono Gianluca da Avellino. Ciao, buonasera a te. Allora, senti, io volevo fare una considerazione su Insigne, una considerazione tecnico-tattica, poi magari volevo sapere da te che ne pensavi. Quando c'è stata la partita con l'Udinese, in cui il Napoli ha vinto 2-1, successivamente, diciamo la sera stessa, ma pure nei giorni successivi, ci sono stati molti commenti, ho letto molti commenti secondo cui Insigne sarebbe stato un po' egoista. Vabbè, quell'azione, quell'azione famosa verso la fine in cui non ha dato palla a Cavani, sì, e ha tirato in porta. Però diciamo, io diciamo che, scusami se ti interrompo, sì, però nel calcio poi è vero, molte volte si guarda solo il risultato finale delle situazioni, perché Cavani qualche settimana prima aveva tirato con la Lazio con un compagno libero, ancora più libero, e aveva fatto gol, e quando fai gol hai ragione, se l'Insigne faceva gol aveva ragione, se non fai gol sei egoista. Io credo che con gli attaccanti è molto sulla frazione di secondo, sì, ma anche perché si decide molto istintivamente lì. Questo è vero, anche perché Insigne, a parte le due partite, le prime due giornate in cui ha giocato da titolare perché non c'era Pandev, comunque Mazzarri gli sta concedendo gli ultimi 15, 20, 25 minuti e penso che sia diciamo difficile pretendere tutto da lui, tra l'altro facendolo giocare a mio avviso anche in una posizione non proprio bellissima, nel senso che lo fa partire sempre largo sulla sinistra. Sì, vabbè, quella è una però a mio avviso potrebbe essere molto più pericoloso, dove può giocare sicuramente, però io credo che tutto sommato mi sembra che il ragazzo non abbia una particolare attitudine all'egoismo che proprio emerge, no? Un po' tutti gli attaccanti ce l'hanno, ma non è che Insigne particolarmente così, insomma abbiamo visto ben altri esempi, no? Appunto, ma io anche Inzaghi pertanto, sì, per fare uno più clamoroso, gente che veramente il compagno non sapeva neanche dove stava, pensava solamente alla porta, esatto. E a me non nemmeno dispiace questo tipo di attaccante, però non è Insigne, dopodiché non è neanche il re dell'altruismo come poteva essere Lavezzi, che faccio degli esempi per rendere chiaro quello che voglio dire, che non avendo lui proprio il senso della porta era quello che te la passava anche quando doveva tirare, ma insomma lui ha delle caratteristiche, non è Lavezzi ma non è neanche Inzaghi, quindi è un attaccante egoista al punto giusto e altruista quando deve esserlo. Però se noi pensiamo che ad esempio Cavani, dopo aver fatto 3 gol con la Lazio, ha voluto comunque calciare un rigore e probabilmente poteva pure lasciarlo tirare ad Insigne. E a me fa addirittura piacere che l'abbia voluto fare, perché deve avere la voglia di vincere. Per me Cavani, per rendere bene, visto che Cavani non è un fenomeno, non è Messi, non è Ronaldo, Cavani deve avere tutta la cattiveria agonistica sempre portata all'esasperazione per rendere al massimo. Quando Cavani è in campo così, con quella rabbia, quella voglia di far gol, allora Cavani è un giocatore che può diventare trascinatore. Se Cavani si rilassa un attimo, poi succede quello che abbiamo visto in alcune parti. Però vorrei farti una domanda. Prego. Io, tu sai che negli ultimi anni il Napoli non ha mai avuto, diciamo, dei calciatori bravi a tirare i calci di punizione dal limite. Forse questo è stato sempre un limite degli ultimi, certo, anni, forse dall'epoca di Zola probabilmente. Sì. Io credo, ritengo, non so se tu sei d'accordo, che Insigne forse sia quello più bravo da questo punto. E l'Under 21 ha vinto la partita con una sua punizione deviata dal portiere e poi Immobile sotto misura ha ribadito, appunto, in gol. Però invece sia Genova con la Sampdoria e sia proprio anche con l'Udinese l'ultima partita ha tirato Cavani. Allora io, per carità, Cavani cioè nessuno lo discute, ci mancherebbe altro, però probabilmente anche qui forse Mazzarri dovrebbe, non lo so, cioè
forse in campo comanda Cavani su tutto, rigori, punizioni. Ma io su questo non lo so sinceramente, però... come funziona nel Napoli. In linea generale io ti dico che a me piace molto la situazione, la gestione dei calci piazzati affidata. Molti allenatori non la pensano come me, questo però è il mio pensiero, lo dico. A me piace molto la gestione dei calci di punizione affidata totalmente all'allenatore, nel senso che l'allenatore prima della partita indica le mattonelle, come si dice in gergo, dice se il pallone sta lì tira questo, se sta lì tira quell'altro, se sta un po' più dietro tira quell'altro, se sta un po', cioè deve dire lui tutte le soluzioni come sono. Non è possibile lasciarlo ogni volta alla sensazione, alla sensibilità del calciatore, perché la sensazione, la sensibilità del calciatore è materia un po' labile, come devo dire, cioè il calciatore se la sente sempre, poi molte volte Cavani non è che abbia fatto, tranne l'anno scorso ad Udine, sì, non è uno specialista, infatti quindi... io quando tira Cavani spero sempre deviazione gol, perché il tiro diretto suo che finisce in porta non mi sembra facile che avvenga. No, infatti, vabbè, questo volevo dire su Insigne, perché mi sono dispiaciuti questi commenti un po'... No, vabbè, diciamo... ma io credo che vabbè, qui lo sai come la penso io, visto che parliamo in tanti, è chiaro che ci sta, oramai parliamo in tanti, ma non sto parlando dei giornalisti, social network, tutti molti forum sul Napoli, quindi ognuno dice la sua, ognuno è opinionista su tutto e su tutti, ed è bellissimo da un certo punto di vista, però visto che è così dobbiamo essere pronti a sentire anche tante cose che non stanno né in cielo né in terra, chiaramente, perché quando più vai sulla quantità in tutte le cose è chiaro che c'è una conoscenza e una qualità minore, cioè tutti pensano di poter parlare di calcio e semmai anche di poter drammatizzare su un episodio come quello del non passaggio di Insigne a Cavani, che invece per chi segue il calcio con grande attenzione, vedendo tante partite, si rende conto che è una situazione di gioco abbastanza normale, non è che era proprio clamorosa, perché ce ne sono ben altri di gesti che sono da additare, sai, quando tu veramente sei solo, il compagno deve fare gol a porta vuota e tu non gliela dai, lì allora sì, te la meriti la manzina da parte del tecnico e di tutti quanti. Però in quel caso mi sembra, io ho rivisto l'azione, che ci sia un secondo, ma nemmeno una frazione piccolissima di quella fase, di quell'azione dove c'è il passaggio, però proprio un secondo. Basta aver giocato qualche volta a pallone per capire che qualche volta il giocatore che sta conducendo palla, per quanto possa essere un grande calciatore, un momento semmai stava guardando il pallone come lo doveva toccare invece di guardare, certo, proprio in quel momento, e quando ha girato la testa semmai era il momento in cui c'era il difensore in mezzo. Insomma, bisogna saperle vedere le situazioni di calcio, sono molto facili da giudicare dopo, molto difficili da sviluppare bene nel momento. Va bene Paolo, saluto e ti ringrazio. Grazie. Interessante questa riflessione dell'amico, dello spettatore, perché effettivamente poi questo tipo di trasmissioni ci dà la possibilità davvero poi di andare anche sui minimi episodi, come dico sempre io, poi alla fine si parla di tutte le cose che riguardano il Napoli, anche quelle chiaramente in altri contesti sfuggono, perché ci sono tante trasmissioni, peraltro molto ben fatte, dove chiaramente dovendo parlare in tanti si deve parlare per lo più dell'andamento generale della situazione, non si può entrare così nello specifico. La caratteristica invece di un tipo di trasmissione come questa è proprio quella che avete visto un attimo fa, cioè poter andare proprio a spulciare una cosa minima della partita, e per chi è appassionato è piacevole, e quindi noi siamo contenti di poter andare avanti con questo tipo di trasmissione, che è un tipo di trasmissione che abbiamo scelto di fare, come vedete, anche il lunedì sera alle 20, prima che inizino tutti, alle 23 dopo, con una scelta precisa, quella di far parlare la gente, perché poi tutti i telespettatori che in questo momento stanno seguendo la mia trasmissione o in diretta o in replica, poi per il resto avranno potuto vedere le trasmissioni degli altri, per carità, ottime, fatte molto bene, complimenti a tutti quelli che le fanno con un grande dispendio di energie, però sono trasmissioni dove non c'è la possibilità di partecipare se non attraverso qualche mail, però non attraverso questo contatto diretto e la possibilità proprio di far sentire la propria voce. Vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Ciao Paolo, sono Luca, buonasera. Ciao, buonasera. Senti, io sono fiducioso per questa partita contro la Juve, perché secondo me abbiamo un tecnico che è molto affidabile e migliore, diciamo, di Conte della Juventus.
Soltanto il problema, diciamo, sarà sempre questa sudditanza psicologica degli arbitri. Purtroppo siamo in un paese in cui c'è il nord e il sud, e quindi, diciamo, gli arbitri a volte si fanno, diciamo, influenzare, arbitrano, diciamo, in maniera, diciamo, a volte più favorevole. Non so se tu sei d'accordo con questo, secondo me. Ma no, ma sono d'accordo, però guarda, non lo so se è proprio così legato a nord-sud, oppure è legata a una questione di potere, che poi dopo non è una situazione che assolutamente non puoi ribaltare. Cioè, io immagino un Napoli 14esimo in classifica e un Napoli per 10 anni nei primi 3 posti, o 5, speriamo nei primi 3 del campionato italiano. Se il Napoli avrà la forza di essere sempre fra le prime del campionato italiano, allora vedremo che anche il Napoli non sarà trattato più come poteva essere trattato se era 14esimo. Cioè, un certo tipo di potere te lo devi conquistare, su questo dobbiamo essere onesti. Loro hanno i media, hanno tanti centri di potere che gestiscono, però hanno anche, su questo bisogna essere onesti, tanti anni di risultati che hanno creato questo tipo di sudditanza, perché poi se la sudditanza è creata dai tanti risultati che hai ottenuto e quindi dal prestigio del club, allora può anche essere un po' nobile come cosa. Se è creata dalla paura che poi se tu arbitri male una grande squadra non arbitri più, lì è molto meno nobile. Sono d'accordo con questa tua considerazione, perché effettivamente loro, diciamo, sono abituati a vincere più delle squadre del sud, però allo stesso modo, diciamo, noi siamo fortunati perché abbiamo un presidente che si fa sentire. A me piace De Laurentiis perché è una persona, insomma, che si fa sentire, una persona, diciamo, che ha un carattere sanguigno, che, insomma, non li manda a dire, ma, diciamo, quando c'è qualcosa che non va, va dagli organi competenti, diciamo, della FIGC, insomma, e chi di competenza, e, insomma, lui si fa sentire la sua voce, perché insomma il Napoli deve essere tutelato, perché c'è un bacino di utenza, diciamo, una tifoseria, diciamo, che merita questo. Sì, questo lo devono capire, sì. Guarda, oltre la Federcalcio e di conseguenza gli arbitri, lo devono, e le avversarie e tutte le componenti interne del calcio, questo secondo me devo fare non autocritica perché non c'entro nulla, ma devo criticare la mia categoria, lo devono capire molto meglio i media nazionali stanno facendo molta più fatica, forse addirittura del vero potere del calcio, a capire questo, perché mi sembra che trattino l'argomento Napoli sempre nella maniera sbagliata. Questa è la critica che mi sento di fare, potrei fare 1000 episodi da come proprio viene affrontato, con la sensazione che provo io, come tanti colleghi di TV, di radio, di siti internet, seguiamo ogni giorno il Napoli, la sensazione che provo io è che quando si affronta l'argomento Napoli, come se fosse possibile affrontarlo abbastanza impreparati, e questo è molto mortificante per noi, ma anche per chi si occupa di informazione a livello nazionale. Sul Napoli si può dire qualche cosa così di molto generico, ma non parlo delle critiche, parlo anche dei complimenti, anche quelli non mi piacciono, perché vengono fatti dimostrando che non c'è una reale conoscenza del lavoro che si sta facendo. Faccio un esempio: se per esempio tutti i più grandi critici osservatori dicono Mazzarri è un grande allenatore perché è molto bravo a chiudersi, a fare contropiede, mi sembra che non seguono, secondo loro è un complimento, invece mi sembra che è la dimostrazione che non seguono con attenzione quello che fa Mazzarri, che è un allenatore che porta a chiudere l'azione 4, 5, 6 uomini, che tiene un modo proprio di vedere il calcio che è da squadra aggressiva, vincente come mentalità. Poi, come tutti, si mette dietro la linea della palla nella fase di non possesso, ma questo lo dovrebbero capire gli altri, che lo fanno tutti. Invece mi sembra un'analisi molto riduttiva, quasi a vedere solamente gli highlights, vedere che i gol il Napoli li fa in un certo modo e giudicare in quel modo tatticamente il Napoli. Questo mi dispiace molto. Lo vedo Mazzarri, che anche nell'intervista, che lui è uno che praticamente dà tutto se stesso, si vede come se lui praticamente avesse partecipato alla partita alla fine, diciamo, sì, della sì, gara. Sì, questo è assolutamente. E io, diciamo, il presidente De Laurentiis deve fare tutto per trattenerlo, perché se va via Mazzarri, diciamo, non lo so al Napoli a chi viene affidato, se riesce a mantenere gli stessi risultati. Sul discorso di Insigne dico che per me una oltre ad essere un ottimo calciatore, è un'ottima persona, si vede che è una persona umile. Cioè, se ti può dare la palla, te la dai, è meno egoista di Cavani. Soltanto che, come detto prima, cioè, si decide in una frazione di secondo, e forse per questo non gli ha dato il pallone.
Grazie. Grazie Paolo, grazie forza a te. Napoli. Grazie, grazie a te. Ma su questo Insigne già mi sono espresso, invece mi piace dire una cosa su quello che dicevi tu, anche se è un argomento che abbiamo toccato già tantissime volte ed è molto lontano ora, cioè si riproporrà a fine stagione, ecco, diciamola tutta, e l'argomento conferma Mazzarri. Mazzarri non è l'unico allenatore bravo al mondo, questo bisogna dirlo e ricordarlo. Per come si è integrato e per come ha lavorato al Napoli, bisogna dire che per quanto il Napoli ha una sua struttura forte, ha degli ottimi calciatori e ne prenderà ancora di molto bravi, sarà un momento molto molto delicato quello dell'eventuale interruzione, eventuale, prima o poi avverrà, dell'interruzione del rapporto con Mazzarri. Quindi probabilmente bisogna cercare di capire se non si stanno creando dei presupposti per un qualcosa di simile a quello che avviene in altri paesi. Cioè Napoli potrebbe essere, e De Laurentiis potrebbe, che è uno che guarda poi molto il calcio da un altro punto di vista, perché tecnicamente, tatticamente, chiaramente De Laurentiis è da pochi anni entrato in questo mondo e quindi non è che lo può conoscere in maniera approfondita, però per quanto riguarda la gestione delle risorse umane sicuramente è un grande imprenditore e sa come capire quando una persona gli può dare tanto. Ecco, Ferguson su tutti, Wenger e tanti altri esempi di allenatori che non sono più in discussione, cioè che sono la società oramai, più che l'allenatore momentaneamente sotto contratto con quella società, forse si stanno creando i presupposti per un calcio più intelligente, anche, perché secondo me quello è anche in Italia, che possa far capire che il cambiamento non ha portato mai a nulla, quello là facile, e quindi forse se De Laurentiis lo capisce, se Mazzarri viene creata la situazione giusta per far capire poi a sua volta a Mazzarri che soluzione migliore per lui non c'è, ecco che potremmo andare incontro a una grande sorpresa, cioè un rapporto che veramente va avanti senza più ogni anno che dobbiamo andarci poi a porre la domanda, ma questo è l'ultimo, ma questo non è l'ultimo. Vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Pronto? Pronto, ciao Paolo, buonasera, sono Roberto. Ciao, buonasera. Ciao, senti, no vabbè, mi hanno detto, io sono d'accordo con te, che io mi sono sempre espresso in questo modo, che secondo me Mazzarri è il vero top player del Napoli, e quindi spero che comunque, come hai detto tu, prima o poi ci sia questo incontro con De Laurentiis e che si faccia un progetto veramente più a lungo termine. Sì, perché poi andare avanti, quest'anno Mazzarri è stato molto chiaro, sin dal ritiro a Di Mara, ha detto mi voglio sentire questa pressione addosso di avere il contratto in scadenza. Questo e sì, però poi ho detto spero che poi comunque si possa programmare una sì, cosa. Sì, e va benissimo che l'abbia detto quest'anno, secondo me quest'anno ci stava. Certo non è che lo potrà ripetere l'anno prossimo, no, voglio non credo, fare non un altro. Secondo fare me l'anno prossimo, su questo filo l'anno prossimo una previsione che si può fare secondo me è questa: l'anno prossimo o si interrompe il rapporto oppure fra Mazzarri e Napoli, oppure va avanti, anni, ma va avanti veramente per altri 2 o 3 anni in maniera sicura e concreta. Esattamente, io spero che sia così, perché io mi sono sempre espresso in questo modo e per sì. me è il vero top player del Napoli. E comunque sono d'accordo con te con questa attesa così snervante di questi 15 giorni, perché veramente è molto lunga. E poi la cosa però triste è che comunque siamo costretti a parlare di tante altre cose, non della partita in se stessa. È la cosa che mi rende un po' più triste, il fatto che dobbiamo pensare se l'arbitro ci fa giocare, se sì, questo, sì, questo è un argomento. Ora noi la prossima no, perché andiamo in onda mercoledì, quindi ancora non conosceremo il nome dell'arbitro. Quella di venerdì lo conosceremo, io sinceramente non è che spenderò poi tanto su questo argomento. No, lo so, però vedi, ora ha detto siamo costretti, non ho detto che siamo costretti a parlare di queste sì, cose, però, perché è la cosa più triste, vogliamo parlare della partita in se stessa. Però è inutile, possiamo fare delle previsioni di natura tattica, fare delle previsioni su come arbitrerà Bergonzi piuttosto che Orsato, piuttosto che Rocchi, non so chi manderanno, non ho fatto 3 nomi a caso. No, io penso che sono dei nomi che comunque ho fatto dei nomi, lista però, dei nomi che possono uscire. Sì, sinceramente a me non è che arriverà, non è che io che sono uno che vive tutte le cose del Napoli da tifoso con un'ansia impressionante, cioè per fare un esempio, quando c'è il sorteggio delle coppe europee io sto lì perché voglio sapere un secondo dopo il Napoli con chi deve giocare. Vabbè, questa volta non starò così invece con l'attesa spasmodica, no, anche perché, sì, però di sapere l'arbitro, chi è l'arbitro. Può essere anche un arbitro che sulla carta sembra un arbitro diciamo più neutrale, tanto è veramente molto molto quindi. Però devo dire, siamo costretti a parlare di queste cose purtroppo, perché effettivamente quando vai a giocare con la Juve tu lo guarda, ti dico una cosa, io credo che una cosa bisogna dirla onestamente, io credo che comunque avremmo parlato, avremmo fatto polemiche, avremmo avuto motivi di preoccupazione per l'arbitraggio o quant'altro, però credo
vorrei che mi stessi ascoltando anche qualche tifoso della Juventus. Se tutto questo ci sarebbe stato, ma in una misura molto, molto ridotta, se non ci fosse stato quello che è successo, se non Vabbè, a fosse accaduto Pechino è quello che è stato accaduto a proprio, Pechino. abbiamo raggiunto proprio Perché l'apice di Pechino è quello che potrebbe troppo succedere in vicina una per partita. non poter noi dover dire certe cose. Se non c'era Pechino, se nella memoria avevamo Roma, una bella partita, giocata Sì, bene, probabilmente non ci sarebbero stati arbitrata questi bene, allora delitti. vabbè, non si sarebbe detto assolutamente, si sarebbero sempre detto la Vabbè, Juve. quando vai a giocare a Torino con la Juve c'è Sì, un sempre po' di quella preoccupazione, cosa però di dire ma io credo ovviamente che lo fanno se no. l'80% delle polemiche che stanno venendo fuori Vabbè, e dopo dei Pechino nascono sicuramente. da quello che è successo a Pechino. Però io spero che comunque il Napoli sia davvero più forte di tutte queste cose e faremo una grande prova di maturità. Poi il risultato dipende da tanti fattori. Grazie. Ok, ciao Paolo, Ciao, grazie a te, grazie. ciao. Abbiamo 5 minuti ancora, quindi abbiamo sicuramente il tempo per un'ultima telefonata, poi andrò a ricordare ancora una volta come ci stiamo organizzando per un palinsesto sportivo sempre molto forte e che coinvolge molto i tifosi qui a Canale 8. Vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Paolo, buonasera, sono Gaetano da Pianura. Ciao, buonasera. Ciao, senti, volevo dirti, sempre riguardante la partita con la Juve, ormai unico argomento, diciamo, è importante a questa partita ai termini della consapevolezza che c'è riguardante il campionato, ma non forse riguardante la classifica No. o magari il morale e così via, però io vorrei solamente non vedere, per esempio, la partita che abbiamo visto 2 anni fa a Milano con il Milan, ovvero quella dove praticamente non abbiamo mai tirato in porta. È vero che c'è stato quel rigore, quel fallo di Aronica e così via, non fischiato dall'arbitro, però la realtà dei fatti dice che là Cioè, non tu vuoi abbiamo vedere che il Napoli è proprio giocato. cresciuto, poi il risultato. Ah, mi dispiace perché la telefonata era interessante, ho capito il senso, è caduta la linea. Cioè, insomma, in po po poche parole, tu vuoi vedere un Napoli migliorato dal punto di vista, hai usato la parola, la ripeto, della consapevolezza, cioè del fatto siamo forti, ce la giochiamo. Poi dopo è chiaro che ci stanno gli episodi, ti possono andare bene, ti possono andare meno bene, però questo segnale qui il Napoli speriamo lo dia. Credo ci siano i presupposti affinché lo possa dare. Vediamo chi c'è in linea. A questo punto la telefonata di prima è diventata la penultima, questa dovrebbe essere l'ultima. Pronto, buonasera. Ciao, Buonasera Paolo, sono Vincenzo. Ciao, chiamo buonasera. Davide. Buonasera. Volevo chiederti una cosa a proposito delle famose contrapposizioni al Sì. centrocampo nei confronti di Hiller, chiedo scusa, di Pirlo, Marchisio e Sì. Vidal. Il Napoli come si propone nei loro confronti? Ma io credo che il Napoli dovrebbe, per carità, poi la partita la dobbiamo vedere sul campo, Certo. andare con Hamsik 3-4-1-2, con Hamsik quindi trequartista e quindi Hamsik con Pirlo. A questo punto le due mezze ali loro, Vidal e Marchisio, vengono con i due mediani nostri, cioè Hiller e Berami. Credo che questo Questo dovrebbe essere dovrebbero l'idea. essere gli accoppiamenti. Poi, E se il secondo Napoli te? dovesse decidere qualcosa di diverso, cioè il 3-5-1-1 e quindi Pandev dietro Cavani, quindi Pandev con Pirlo e quindi arretrare un po' il baricentro, ma avere una superiorità in mezzo al campo, a quel punto il Napoli se l'andrebbe a costruire 3 contro 2 con Hamsik insieme a Hiller e a Berami contro Vidal e contro Marchisio, perché Pirlo sarebbe con Pandev e a questo punto tieni un difensore della difesa a 3 loro in più contro Cavani e puoi andare con gli inserimenti. Questa è una scelta che deve fare, Fare non so se sono l'allenatore. stato chiaro, proverò ad esserlo di più con la lavagnetta. No, ma infatti io me l'aspettavo stasera perché l'avevi promessa la lavagnetta la No, settimana scorsa, invece l'hai rinviata. non è stato possibile farlo. Tra mercoledì e venerdì la faremo tutte e due volte sicuramente. Quindi la cosa sicura è che non ci sarà, insomma, l'uomo su Pirlo, insomma. No, l'uomo su Pirlo ci sarà, Sì, ma ma non allora potrebbe Pirlo, essere insomma. Hamsik, potrebbe essere Potrebbe Pandev, essere, ma non come primo obiettivo, insomma. potrebbe essere anche un'alternanza di giocatori, potrebbe A esserci anche seconda questo. relazione, insomma, che si va a svolgere, chiaro. Però io credo che il Napoli questo non è che lo farà perché è Pirlo. Il Napoli quando gioca Lo fa sempre su l'ha fatto playmaker anche su avversario. Pizarro, l'ha fatto anche su Certo. non so chi è che giocava, Krstičić nella Sampdoria, cioè chiunque giochi in quel ruolo Sì, ma c'è una infatti. contrapposizione chiaramente per lui e per tutti gli altri giocatori. Quindi non, il Napoli non enfatizza questo discorso No, come ma fanno infatti. altre squadre che Certo. stravolgono il loro atteggiamento perché devono giocare Così, contro Pirlo. No, il Napoli fa esattamente. così sistematicamente. E infatti quello era il senso della domanda, cioè non si cambiava una No, no, formula no, no, il per Napoli lo andare fa qua. contro qualsiasi avversario e quindi lo farà anche contro
con la Juve che gioca con questi tre centrali, uno vertice basso, benissimo, uno basso e c'è l'uomo per quello. Poi tutto a scalare anche, poi dopo perché dipende poi anche come viene a prendere quello che, perché le due punte d'accordo, però uno viene fra le linee, chissà, Vucinic se sarà una prima punta come Matri, verrà spesso tra le linee, lì che fa? Esce un difensore, Campagnaro, o lo prende un mediano, è tutto un discorso di equilibrio, l'importante sarà essere corti, compatti, aggressivi, concentrati e giocare bene il pallone quando passerà fra i piedi. Il discorso tattico è molto interessante, lo affronteremo, però non è che la soluzione A rispetto alla B o alla C alla B, a me piace più o piace meno e mi sembra vincente uno e perdente l'altro. No, io dicevo proprio nel no, dico, noi le analizziamo tutte, però non è che poi metta a fare l'elenco delle preferenze, perché non credo che sia poi quello il fattore decisivo. Grazie. Ciao, ti saluto, saluto te, saluto tutti, perché chiudiamo questa puntata della lunedì, primo appuntamento in diretta alle 20, come al solito tante telefonate, anche qualche voce di qualche amico, diciamo così, nuovo, nel senso che comunque si vede che erano telespettatori affezionati da come hanno parlato da un punto di vista di conoscenze calcistiche, però evidentemente erano persone che non riuscivano a intervenire nel nostro vecchio orario di diretta. Il nuovo è alle 20, lunedì, mercoledì e venerdì, replica alle 23 e presto il venerdì invece cambieremo con una nuova formula e una trasmissione molto particolare che andremo a proporre. Alle 23 chi non ci ha seguito in diretta c'è la replica. Ci ritroviamo mercoledì sempre 20 e 23 in diretta su Canale 8 e da domani ovviamente la trasmissione è visibile anche sul nostro sito www.canale8.it. Un saluto da parte di Paolo Del Genio e buon proseguimento con i nostri programmi.